Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In primo piano l'incidente stradale avvenuto il 20 ottobre sul lungomare di Bari. Indagato per omicidio stradale il 18enne alla guida dell'auto. Nell'impatto ha perso la vita un suo coetaneo. C'è un indagato per l'incidente stradale avvenuto nella notte del 20 ottobre sul lungomare a sud di Bari tra le spiagge di Torre Quetta e Pane e Pomodoro. Si tratta del 18enne alla guida della Mini Cooper che, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada ribaltandosi diverse volte e terminando la propria corsa sugli scogli a pochi metri dal mare. Nell'impatto ha perso la vita il 18enne Francesco Damiani, mentre altri 4 sono feriti. 2 di loro, compreso il giovane indagato per omicidio stradale, sono ricoverati nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari in coma farmacologico. Gli altri 2 si trovano negli ospedali San Paolo e di Venere, ma non sono in pericolo di vita. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, 3 ragazzi si trovavano all'esterno dell'abitacolo e 2 ancora all'interno. Gli inquirenti hanno disposto alcol test ed esami tossicologici su tutti e 5 ragazzi, compresa la vittima, mentre nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati 2 telefonini trovati sul luogo dell'incidente. I ragazzi, secondo quanto ricostruito, si erano allontanati da una festa in un locale nel centro di Bari. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, l'auto che viaggiava verso il centro della città ha sbandato, è uscita di strada e poi è finita nella scarpata. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco, agenti della polizia locale e il personale del 118. Ed è morto l'ingegnere salentino Francesco Caputo, che l'11 ottobre era stato coinvolto in un incidente a Milano. L'uomo, originario di Lucugnano in provincia di Lecce, stava percorrendo in bicicletta via Superga, non lontano dalla stazione centrale del capoluogo lombardo, fino a quando degli occupanti di una Citroen C3 avrebbero aperto incautamente la portiera dell'auto, tagliandogli la strada. Le condizioni dell'uomo erano subito apparse gravi. La famiglia ha deciso di donare gli organi. E torniamo in Puglia. Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata voluta dall'amministrazione comunale di San Severo in provincia di Foggia dopo l'omicidio di Celeste Palmieri, la 56enne uccisa a colpi di pistola dal marito Mario Furio, 59 anni, suicidatosi subito dopo con la stessa arma. I partecipanti si sono dati appuntamento davanti al parcheggio del supermercato di via Salvemini, dove la mattina del 18 ottobre la donna è stata ferita a morte. Da lì si è snodato un lungo corteo che ha attraversato alcune zone della città fino a giungere in piazza Municipio. In prima linea, anche oltre ai familiari di Celeste, la sindaca Lidia Colangelo. Vogliamo, ha detto la prima cittadina, che sia un abbraccio collettivo. E cambiamo argomento, si è chiusa ieri a Bari la 3 giorni del Festival delle Regioni. I presidenti delle regioni, le distanze si possono azzerare. I giovani e il loro futuro. I giovani accompagnati dalle istituzioni affinché si accorcino le distanze della politica che sentono lontana. Sono stati giovani, tra l'altro, al centro dell'agenda politica del Festival delle Regioni a Bari, dall'hashtag Azzeriamo le distanze. E sono sempre i giovani che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cita durante l'inaugurazione. Tutti dovremmo affrontare il tema della transizione ecologica con la determinazione che caratterizza l'approccio dei più giovani, cui è chiaro come la natura non possa più essere considerato soltanto un deposito di beni da utilizzare e da sfruttare e come le risorse del pianeta non siano illimitate e non possono riprodursi all'infinito. 3 giorni intensi durante i quali sono stati affrontati temi di attualità che riguardano il futuro, la transizione digitale ed ecologica. Il futuro, ma anche i sogni, quelli più volte menzionati durante i talk. Transizione digitale, di tradizione verde, fuori da ogni ideologia, ma in ottica estremamente concreta, perché purtroppo rischiamo di ideologizzare troppo. Certi passaggi lo proporremo in un confronto pubblico attraverso il sito della conferenza con il libro verde. Gli spunti sono molto interessanti, per esempio penso a quanto si è detto sulla transizione energetica, con un coinvolgimento globale, e non basta ogni singolo territorio un intervento, ma dobbiamo sforzarci perché i grandi protagonisti a livello globale si sforzino con noi, perché altrimenti rischiamo di
perdere la partita, e, o penso ad esempio alla transizione digitale, dove dobbiamo avere il know-how come sistema europeo occidentale e non consegnare invece, come purtroppo sta avvenendo adesso, a paesi terzi. Tutti d'accordo sulla necessità, così come ha suggerito Mattarella, che le istituzioni non si limitino a visioni di parte. Vicine vicine, azzeriamo le distanze dopo 2 anni in cui le distanze sono state imposte, così come ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Auguro perciò a tutti, ma soprattutto ai più giovani, di trovare sempre la giusta dose di coraggio e di determinazione per azzerare le distanze e per realizzare questo comune impegno per la nostra Italia, anche se del caso nel campo della politica nazionale e territoriale. Grazie. E andiamo in Basilicata, nel comune di Matera il prefetto sospende il consiglio comunale e nomina il commissario prefettizio. Vediamo di chi si tratta. È Raffaele Ruberto, prefetto in quiescenza, il commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune di Matera, al quale sono stati affidati i poteri del sindaco, della giunta municipale e del consiglio comunale. Dopo le dimissioni di 17 consiglieri comunali su 32, il prefetto di Matera, Cristina Favilli, ha sospeso, in attesa di scioglimento, il consiglio comunale di Matera. Auguro al collega Raffaele Ruberto buon lavoro nella splendida città di Matera, ha dichiarato la Favilli, in un clima di fattiva e serena collaborazione con la prefettura e tutte le istituzioni del territorio. La consegna al protocollo del Comune di Matera della mozione di sfiducia firmata davanti al notaio da parte di 17 consiglieri comunali d'opposizione, cosa che ha poi decretato la fine del governo pentastellato Bennardi, è stata preceduta da diversi tentativi dell'ultima ora. L'obiettivo era convincere qualche pezzo dell'opposizione, tra questi sicuramente il PD e nello specifico il consigliere Carmine Alba, a non procedere in questa direzione. Con una dichiarazione del coordinatore Igor Taruffi, il Partito Democratico Nazionale ha scomunicato fuori tempo massimo, quando l'opposizione era già davanti al notaio, i consiglieri comunali del PD di Matera, affermando che chi firma le dimissioni dal notaio lo fa a titolo personale e non a nome del PD. Intanto, dopo la conferenza stampa di Bennardi e dell'onorevole Lomuti, che hanno definito vile il gesto della firma, riferendosi soprattutto al PD, partito con il quale si erano già strette alleanze in concomitanza di regionali e provinciali, non sono mancate alcune reazioni, come quella di Salvatore Margiotta, componente della direzione nazionale del PD ed ex parlamentare e sottosegretario, che, riferendosi alla vicenda materana, alle polemiche interne e al nuovo contrasto tra il PD nazionale e quello locale, denuncia la solo annunciata e non convocata assemblea regionale del Partito Democratico. Ed ora parliamo di salute. Il treno Frecciarosa è in partenza anche in Puglia. Al via l'iniziativa per favorire la prevenzione del tumore al seno, che sui vagoni dei treni del gruppo di Ferrovie dello Stato. Il treno per la prevenzione del tumore al seno viaggia veloce anche in Puglia. Nel mese dedicato alla lotta contro il tumore più diffuso tra le donne, il gruppo di Ferrovie dello Stato, insieme alla Fondazione Incontra Donna, hanno promosso la 14ª edizione dell'iniziativa denominata Freccia Rosa. A bordo dei 2 treni, un Freccia Rossa e un Argento, in partenza il 22 ottobre da Barletta a Lecce e viceversa, ci saranno infatti medici e volontari ai quali sarà possibile rivolgersi per consulti e distribuzione di materiale informativo. Siamo con il Ministero della Salute, tant'è vero che io invito tutti a scaricare anche il Vademecum, a parte quello che viene dato cartaceo sui treni, ma lo possono scaricare anche dal sito di Incontra Donna, perché questo è un manuale proprio per le famiglie, fatto proprio per la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria, quindi gli esami da fare e poi anche la cura. Quest'anno nella stazione centrale di Bari è stato anche allestito uno stand dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, dove si potranno chiedere informazioni sugli screening oncologici ad uno staff sanitario dedicato. Siamo fortemente convinti del fatto che una maggiore divulgazione, una maggiore consapevolizzazione avvicina di più i cittadini alle strutture sanitarie per evitare che poi questi diventino pazienti. Quindi il trucco e il segreto di una buona salute passa attraverso una diagnosi preventiva e predittiva. Per cui questo è un treno da non perdere. Per l'occasione, nello stand situato nel capoluogo pugliese, era presente anche la testimonial dell'iniziativa e campionessa olimpica di sci di fondo, Manuela Dicenta, che oltre alla prevenzione ha sottolineato l'importanza di uno stile di vita corretto integrato con una sana attività sportiva.
quell'attimo di camminata, di passeggiata, di nuotata, di condivisione magari con un po' di pallavolo, con un po' di ginnastica, cose semplici, magari anche in casa, ma importanti per avere anche quell'attenzione al proprio corpo e alla propria mente che ti permette di dare quel pizzico di rilassatezza. A Potenza la tappa lucana del tour Romi d'Italia promosso dalla Regione Toscana, scelto per rappresentare il territorio, il peperone crusco. È il peperone di Senise, l'aroma rappresentativo della Basilicata, nel bus ristorante Aromi d'Italia, progetto di marketing olfattivo finanziato dal Ministero del Turismo e curato dalla Regione Toscana. La tappa lucana si è svolta nel piazzale del Consiglio regionale della Basilicata. 17 le tappe di Aromi d'Italia nel corso delle quali si svolge una degustazione curata dalla Federazione Italiana Cuochi, che ha come protagonista piatti regionali che esaltano l'aroma, ma simbolo del territorio. E la tappa potentina ha avuto come protagonista il peperone crusco abbinato a baccalà, carciofi, favette per l'antipasto, strascinati e mollica fritta per il primo piatto e sorbetto su cialda di mandorle per il dessert. La scelta dei profumi identitari realizzata con un'articolata ricerca, ha coinvolto esperti e stakeholder regionali e ha come l'obiettivo un'azione di marketing olfattivo che permetta di raccontare la straordinaria varietà della cucina italiana, partendo da 21 prodotti o piatti particolarmente significativi. L'idea è quella di identificare un profumo per ogni regione che, è la, che ne sia simbolo, che ne sia ambasciatore. Andare in quella regione dal punto di vista gastronomico vuol dire innanzitutto portare a casa il ricordo di quel profumo. Si tratta di peperone crusco per la Basilicata e veniamo qui a presentarlo con questo bus che appunto sta facendo il giro in tutte le regioni, ma anche per presentare un kit di aromi che contiene appunto un aroma per regione. Un momento bello e importante perché insomma abbiamo il piacere di ospitare proprio qui nel piazzale del Consiglio regionale il bus ristorante che sta girando l'Italia intera. Ho due gusti insomma importanti. Uno è il canestrato di Moliterno, no? Quindi il formaggio così tanto conosciuto, e l'altro sono i peperoni cruschi. Ma questo ovviamente però va associato necessariamente a un vino. La nostra regione ha molti DOC, molti IGP, e quindi su questo invece lascio a chi ci ascolta immaginare l'abbinamento migliore. Bene, questo era l'ultimo servizio. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.